Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vi porto con me a una clinica di batteria di uno dei batteristi più famosi al mondo, che è Greg Bissonette, un batterista americano. La clinica si è svolta qualche annetto fa, lo ammetto, e tant'è vero che l'inquadratura è ancora un 4 terzi fatta con una vecchia telecamera che da qualche parte dovrei ancora avere. E è stata una bellissima clinica, anche se poi il video non l'ho mai pubblicato. E adesso che a distanza di anni ho ripreso un pochettino a fare video con un po' più di frequenza, ho deciso finalmente di pubblicarla. Saranno una serie di video, non mi andava di fare un video intero della clinica, ma saranno una serie di video che nel corso del tempo ogni tanto verranno pubblicate. Subito dopo la sigla iniziamo a vedere il primo video. Iscriviti al canale, a te costerà un minuto, ma a me darai una grossa mano a far crescere il canale. Inoltre, ricordati di cliccare sulla campanellina, in modo da ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un video. Maybe 2 years ago, and we were playing. I had two drums in my garage, and we were playing double drums together. And I took a lesson from him about seventh line drumming. E lui, un suo grandissimo amico, è stato a trovarlo a casa 2 anni fa. Lui ha in garage 2 batterie, hanno suonato le 2 batterie insieme, e ha proprio preso una lezione da lui sul a proposito del second line drumming. I loved it. Se secondo te sono credibile? Do I sound like I'm from New Orleans? No, man. No, you don't sound like no. Why? What's wrong? And he began to tell me why I don't sound like I'm from New Orleans. Allora lui gli chiese, allora sono credibile, suono come uno di New Orleans. E lui gli disse, no, cioè guarda, lascia proprio perdere, non esiste. E lui gli chiese, ma qual è, cioè, spiegami dove sbaglio, perché non suono alla New Orleans correttamente. He said, you know, in New Orleans they don't talk like, hello, my name is Stanton Moore. They talk like, hello, my name's Stanton Moore, man. Yeah, he's got this kind of thing. No translation. No, mi ha fatto sentire la differenza tra come parlano a New Orleans e come parlano nel resto degli Stati Uniti. Hanno questa pronuncia slang molto, molto caduta sul tempo. Molto bene. Molto bene. So he says, right now you're going bop, 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 bop. He says, we don't do that in New Orleans. We just do the 3. Solamente. Only 3. 3-3-3-3-3. If you want to sound like you're from New Orleans and you fit into that style, just do the 3. Allora praticamente, perché gli ha chiesto perché lo suoni in 4? Se tu vuoi suonare veramente burly, se vuoi essere credibile, noi queste cose le facciamo solamente, cioè i cicli di pattern li facciamo solamente di 3, e quindi gli ha fatto sentire come doveva suonare. And then he said, the other thing that we do in New Orleans, you know, is we play and we accent the big 4. 1-2-3-4, 1-2-3-4. Okay. Every once in a while, never the same. Just whatever you feel like it. Allora, è un'altra cosa che noi facciamo, gli ha detto, ecco, noi abbiamo ogni tanto, casuale, accentiamo il big, quello che lui chiama, loro chiamano il big 4, ovvero un 4 del, senza nessuna, e lui adesso ve l'ha fatto cadere dopo alla seconda battuta. Io gli ho chiesto, ma ogni seconda battuta? No, completamente casuale, quando il batterista ha proprio la sensazione, se lo sente,
fa questo Big Four che è praticamente un 4 accentato in maniera molto più forte. His Italian is getting very good. L'italiano sta migliorando. Every year his Italian gets a little better. Ogni anno che ci vediamo l'italiano migliora. Che bravo ragazzo. Big Four. Stanton Moore è anche un grandissimo fan della musica indiana, quella che sentite nei film di Bollywood e soprattutto la loro concezione percussiva e batteristica. And when I went to India 2 years ago, I talked to many of the drummers in India. First of all, I said, why am I in India doing a drum clinic? The drums in India have been around for thousands and thousands of years, and you wrote the book on odd times, you know, but they don't really play drum set as much. It's mostly tabla and the other drums. So I felt a little funny going to India to do a Mavex clinic, but when I talked to them, it was better. Allora, quando è stato in India 2 anni fa, si sentiva un attimino strano, perché dico, cioè, com'è possibile che io vada a fare una clinic di batteria, uno showcase di batteria, vada a insegnare batteria in India, dove praticamente le percussioni sono in giro, sono da migliaia di anni, insomma, dove un certo tipo di suonare le percussioni è nato. E una delle prime considerazioni da fare a riguardo, ho parlato con batteristi indiani di questo, una delle prime considerazioni da fare a riguardo è che a livello tradizionale il loro concetto non è quello di batterismo come drum kit, ma più legato alle tablas e alle singole percussioni. It was like bringing fish to the ocean. Sì, nella composizione originale, col suo modo, col suo batterismo americano, e cercherà di fondere appunto l'andamento di Blue Orleans, di Zigaboo e di Stanton Moore con la passione per la musica indiana e con l'andamento in 3 della musica indiana. Deep Forest Translazione, che bravo ragazzi. Can you help me with the sound, with the mixing of the sound? He does it all.
finito questo primo video della Clinic di Greg Bissonetti. Io vi ringrazio di essere passati sul mio canale e vi ricordo che il continuo di questa Clinic verrà pubblicato prossimamente. Tanto vi ringrazio, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. E al presto. E al presto, che vuol dire al presto?